18.31, buonasera e benvenuti al TG2000, una storia di lavoro in apertura, ancora due marchi storici italiani della ristorazione che lasciano l'Italia. Caffè Ag e Splendid sono loro, la multinazionale proprietaria ha confermato infatti di voler chiudere definitivamente il sito produttivo di Andenzeno in provincia di Torino. Si apre così la procedura di licenziamento per tutti i 57 dipendenti, eppure non più tardi di qualche mese fa il decreto dignità del governo giallo-verde aveva annunciato sanzioni per combattere proprio il fenomeno della delocalizzazione. Caterina Dall'Oglio. Per me il gusto del caffè deve essere intenso, avvolgente, ricco, deciso. Ah sì? Proprio come questo. Ma quello è caffè anche. Per fortuna che il loro caffè non rende nervosi, perché i lavoratori, ormai esasperati della AG, il decaffeinato per eccellenza, da Torino sono volati direttamente al Parlamento europeo per provare a difendere la loro azienda. I motivi della visita sono due. Il primo è la rabbia per vedere chiuso a gennaio lo stabilimento di Andenzeno a pochi chilometri da Torino, con 57 dipendenti mandati a casa. La battaglia dei dipendenti va avanti da mesi e ha trovato la solidarietà di molti, compreso l'arcivescovo di Torino, Monsignor Nosiglia. Il secondo motivo è la speranza di un intervento in favore della loro vertenza da parte dell'Europarlamento attraverso il presidente Tajani. Abbiamo garantito il nostro impegno. Da oggi comincerò a mettermi in contatto con la multinazionale proprietaria della Splendid e vedremo se riusciremo a convincerli, cercandosi di far spiegare perché se ne vanno se l'azienda è inattivo. Uno spostamento che racchiude un paradosso. Il caffè sarà prodotto altrove e poi sarà di nuovo portato e commercializzato in Italia. Inventore della formula per estrarre la caffeina, la Ag Splendid, altra marca prodotta da Andenzeno, è in salute e non vive una situazione di crisi come altre aziende italiane delocalizzate. Quindi nessuno ha ancora capito quali siano i reali motivi del trasferimento. No, non ci sono state date grosse spiegazioni. Semplicemente è stato fatto un discorso sui costi che noi non crediamo, perché sicuramente produrre in Germania e riportare in Italia avrà un costo maggiore che farlo in Italia e commercializzarlo direttamente in Italia. Per ora l'azienda non fa cenno a trattative né a cassa integrazione, perché le relative procedure rallentano la delocalizzazione e il trasloco dei macchinari verso la nuova sede di Berlino. Contro l'aumento dei prezzi e della crisi economica in generale sono scesi in piazza nei giorni scorsi in Francia i cosiddetti gilet gialli, una protesta che ha costretto il presidente Macron a fare marcia indietro. Una situazione che di fatto però potrebbe tornare utile al nostro governo giallo-verde. Sentiamo Augusto Cantelmo. Una manovra per evitare una deriva francese, sì, perché i gilet gialli d'Oltralpe potrebbero diventare un fattore importante nella trattativa tra Roma e Bruxelles. Lo lascia intuire in Parlamento il Premier Conte alla vigilia del faccia a faccia con Juncker. Occorre infatti superare un rigorismo miope. Dell'arresto in Francia Macron si dice ora pronto ad aumentare di 100 euro i salari minimi, ma per farlo sarà costretto ad innalzare il deficit, un po' quello che vogliono fare i giallo-verdi. Ecco allora che la protesta francese potrebbe diventare il grimaldello per accedere allo sforamento di bilancio e piegare così le resistenze di Bruxelles. Non solo tasse dunque, ma reddito di cittadinanza. I 5 Stelle rivendicano così una vicinanza con i dimostranti francesi e lo fa lo stesso Beppe Grillo in un post, un'indicazione per tutto il movimento. Io credo che il Movimento 5 Stelle in questi anni abbia fatto da cuscinetto per la tenuta sociale del paese, perché c'è un'insoddisfazione complessiva. Ma la protesta che ha infiammato e infiamma la Francia non oltrepassa le Alpi, anche perché, spiega il leader pentastellato Di Maio, le rivendicazioni dei gilet gialli sono già nel programma di governo. Quelle proposte che oggi sono un volantino dei gilet gialli sono già nei programmi e nel contratto di governo. Legame riconosciuto dagli stessi francesi, sebbene nel movimento dei forconi si possano già trovare embrioni dei gilet gialli vicini ai grillini dunque, ma non alla Lega, pronta a prenderne le distanze per bocca del suo leader Matteo Salvini, che sabato scorso dal palco di Piazza del Popolo ricordava che nel carroccio gli unici gilet gialli sono quelli del servizio d'ordine.
E veniamo adesso al caso Brexit, tour disperato del premier britannico Theresa May in Europa per tentare di riaprire il negoziato con l'Unione, ma l'inizio non è stato dei più promettenti visto il secco rifiuto della Merkel, da cui è giunto il primo no. Sentiamo Antonio Soviero. La premier britannica Theresa May rischia di fare la fine di Riccardo Cuor di Leone. Quando il re era impegnato nella crociata in Terra Santa, suo fratello, il principe Giovanni, tramava per portargli via il regno. Dopo aver rinviato il voto parlamentare previsto per oggi sulla ratifica dell'intesa sulla Brexit, l'uscita del Regno Unito dalla Unione Europea, cresce il malcontento nei confronti di Theresa, sia nell'opposizione che nel suo spaccato partito. E così la prima ministra di Sua Maestà, mentre è immersa nel disperato tour in Europa per riaprire il negoziato, al rientro in patria potrebbe trovare, politicamente parlando, la poltrona occupata. La May oggi ha subito incassato il no della cancelliera tedesca Angela Merkel alla riapertura della trattativa. Domani vedrà il presidente della Commissione UE, Juncker, e quello dell'Euroconsiglio Tusk, e saranno altri due no. A Londra il nuovo voto si terrà entro il 21 gennaio 2019, due mesi prima della data fissata, 29 marzo 2019, per l'uscita dall'Unione Europea. Ma il leader dei laburisti, Jeremy Corbyn, lancia la sfida. Ci faccia votare subito o se ne vada. A questo punto Theresa May deve cominciare seriamente a lavorare all'ipotesi di uscita dalla UE senza un accordo. Quello raggiunto dopo due anni di faticosi negoziati sarà bocciato dal suo Parlamento perché ritenuto troppo sfavorevole alla Gran Bretagna. Quali saranno le conseguenze del no deal? Al di qua e al di là del canale della Manica nessuno lo sa. I mercati finanziari sono in attesa di sviluppi, ma difficilmente la May, che ha anche avuto un colloquio telefonico col capo del governo italiano Giuseppe Conte, riuscirà a tenere la poltrona da premier. Adesso a Roma, per l'incendio scoppiato questa notte in uno stabilimento di trattamento dei rifiuti sulla via Salaria, da cui si è sprigionata una nube tossica. Da tempo i residenti protestavano contro la presenza dell'impianto, adesso ormai compromesso, che raccoglieva un quarto dell'indifferenziata prodotta nella capitale. Appello all'Italia della sindaca Raggi, che chiede un aiuto nella gestione dei rifiuti. Nicola Ferrante. Una colonna di fumo nero sui cieli di Roma, così stamattina appariva la capitale. Alle 4.30 un vasto incendio divora lo stabilimento TMB, cioè di trattamento meccanico biologico, in via Salaria, periferia nordorientale. L'impianto è gestito dall'AMA, la municipalizzata capitolina dei rifiuti. 12 squadre dei vigili del fuoco, cioè 40 uomini, lavorano per ore prima di spegnere l'incendio, riuscendo a domare le fiamme solo in tarda mattinata. Nell'aria un tanfo acre, restate in casa, chiudete le finestre, l'allarme è diramato dal comune, un asilo distante 100 metri viene fatto chiudere, l'ARPA, l'Agenzia Regionale Protezione Ambientale, tiene sotto stretta osservazione la qualità dell'aria. L'impianto scarica 600 tonnellate al giorno di immondizia dei romani, così oltre alle fiamme scatta pure l'emergenza rifiuti. Arriva la sindaca e per lo smaltimento chiede aiuto al resto d'Italia. Vorrei lanciare un appello a tutte le città del Lazio e alle altre regioni a collaborare in questo momento, soprattutto alla vigilia di Natale, per risolvere temporaneamente, insomma, nel più breve tempo possibile questa situazione. Lunga e travagliata la storia dell'impianto, aperto nel 2011, sin da subito i residenti denunciano l'aria irrespirabile con effetti diretti sulla salute, gola, occhi e narici irritate, nausea e vomito se il vento soffia dritto in casa. La giunta Marino promette la chiusura entro il 2015, cade la giunta, l'amministrazione Raggi avvia una nuova procedura, chiusura prevista entro il 2019. Proteste al ministro Costa stamani in conferenza stampa da parte dei residenti. Ci sono delle fotografie. A quando i titoli di coda con i funerali di questo TMB? Su questo sicuramente è vergognoso quello che state dicendo, avete già speso tantissimi soldi. L'esasperazione monta dopo che la stessa ARPA solo un mese fa ha bocciato l'impianto. È una discarica a tutti gli effetti, recita la relazione tecnica. La rabbia dei residenti in piazza l'ultima volta solo martedì scorso, ancora da chiarire le cause del rogo. Da oggi l'impianto è completamente fuori uso, non escludiamo alcuna ipotesi, dicono gli inquirenti, dall'autocombustione al sabotaggio fino al gesto doloso. Il custode ha dichiarato di aver sentito uno scoppio. Ora torniamo a parlare della tragedia nella discoteca di Corinaldo. Più vanno avanti le indagini, più gli inquirenti sospettano che a scatenare il panico e quindi la calca in cui sono morte 6 persone non sia stato solo lo spray al peperoncino spruzzato forse per tentare una rapina
Tra le ipotesi, probabilmente anche quella del malfunzionamento del sistema di diffusione di fumo artificiale del locale, al momento gli indagati restano 8, intanto migliorano le condizioni dei feriti gravi, mentre solo per un ragazzo resta la prognosi riservata. Ancora un passo verso Matteo Messina. Denaro, operazione antimafia dei carabinieri oggi a Castelvetrano, in provincia di Trapani. Un fermo, decine di perquisizioni e la confisca di numerosi beni del capo Luigi Ferraiuolo. Il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale e la sede siciliana del CNR pagavano da anni l'affitto alla mafia. Ora lo Stato potrà risparmiare perché agli eredi di Vincenzo Rappa, scomparso nel 2009, sono stati confiscati questi e altri beni per circa 200 milioni di euro per concorso esterno ai clan. E mentre a Palermo si seguono i soldi di Cosa Nostra, come spiegava Giovanni Falcone, nel trapanese si fa terra bruciata intorno a Matteo Messina Denaro. E questo è l'obiettivo della Procura distrettuale antimafia che in mattinata, come a giugno scorso, ha lanciato la rete tra i presunti fiancheggiatori e amici del superboss di Cosa Nostra, latitante da oltre 23 anni. Giovanni Battaglia. Vabbè, ciao a tutti. L'operazione ha coinvolto 25 persone. Nelle maglie sono finiti l'imprenditore Matteo Tamburello, figlio del boss defunto Don Salvatore, esponente di spicco della famiglia di Cosa Nostra di Mazzara del Vallo, scarcerato nel 2015 e adesso ritornato riferimento di clan e affari, e Diego Valsallo e Giovanni Como, quest'ultimo fratello di Gaspare, il cognato del super latitante, trovato in possesso di armi illegalmente. Tra i controllati ci sono anche tanti insospettabili appartenenti all'area grigia costituita da imprenditori, colletti bianchi e professionisti, tutti al servizio del superboss. È inutile che lo cercano qui, è la confidenza di Giovanni Filardo, il cugino di Messina Denaro, intercettato di recente. Il boss sarà pure lontano da Castelvetrano, ma i suoi pizzini girano e girano assai. Adesso andiamo in Giordania, un sito web di informazione pubblica pubblica una vignetta offensiva verso Gesù, la comunità cristiana locale protesta e le autorità giordane di fede musulmana puniscono in modo severo il direttore Marco Burini. Dalle nostre parti passerebbe inosservato, tutt'al più qualcuno digiuno di gossip potrebbe chiedersi chi è quel tizio che getta del sale con posa plastica alle spalle del maestro. Ma in Giordania, per questo fotomontaggio, sono finiti in galera l'editore e il direttore del sito di informazione Alva Akel. Una pensata che non è passata inosservata, anzi. I cristiani in Giordania non sono numerosi, il 6% su 10 milioni, ma si fanno sentire e soprattutto sono tenuti in grande considerazione dal re Abdallah. Ecco perché il ritocco dell'ultima cena, reinterpretato un'infinità di volte nella cultura pop, è costato caro, carissimo, anche se l'immagine è stata quasi subito rimossa dal sito dopo le proteste di molti cittadini di religione cristiana. Il direttore ha scaricato la colpa su una giovane impiegata che avrebbe agito a sua insaputa. E questo forse lo rende meritevole dell'arresto più che la blasfemia di aver inserito nella scena sacra un macellaio turco, Nusret Goçke, alias Saltbae, una celebrità sul web per come manipola e sala la carne. Ma a infastidire molti anche il tatuaggio di Gesù che spunta dal polpaccio di un apostolo, che in effetti dà all'operazione un sapore camp, una pacchianata travestita di glamour secondo un gusto ormai omologato ad ogni latitudine. E di fronte al quale è più efficace la clemenza che l'intransigenza, come hanno fatto capire i vescovi della Giordania. Un pizzico di sale, quanto basta. Liste d'attesa troppo lunghe e costi per le visite in intramegna che crescono. Secondo l'annuale rapporto di Cittadinanza Attiva, un italiano su due denuncia difficoltà di accesso ai servizi sanitari. Sentiamo Alessandra Camarca. Allarme salute, lo lancia Cittadinanza Attiva e il Tribunale del Malato con il suo 21esimo rapporto PIT Salute, in cui riferisce che sono sempre di più le segnalazioni delle persone che denunciano di non poter accedere ai servizi sanitari. Nel 2017 oltre un cittadino su tre ha dichiarato di non riuscire a curarsi, pari al 37,3% del totale, ovvero il 6% in più rispetto all'anno precedente. Restano note dolenti nel nostro paese le liste di attesa, soprattutto per esami diagnostici,
diagnostici come mammografie, risonanze, TAC e i costi a carico dei cittadini. In particolare crescono le spese per farmaci e per le prestazioni degli specialisti in intramenia, rispettivamente aumentate dal 2016 al 2017 del 4,4% e dell'1,6%, aumenti anche per la degenza in residenze sanitarie assistite. Bisogna eliminare quel super ticket, che è quella tassa di 10 euro sulla ricetta, che fa sì di mettere il servizio pubblico in situazione di svantaggio nei confronti dei servizi privati. Lo ha fatto proprio ieri, è notizia di ieri, l'Emilia-Romagna. Dal 1 gennaio 2019 1.200.000 persone in Emilia-Romagna non pagheranno più il super ticket. Noi chiediamo che il governo faccia un provvedimento in legge di bilancio di carattere nazionale che superi questa iniquità. Quanto alle liste d'attesa, ci vogliono in media 15 mesi per una cataratta, 13 mesi per una mammografia, 12 per una risonanza magnetica, 10 per un TAC e per una protesi d'anca, 9 mesi per un eco Doppler e 7 per una protesi al ginocchio. In aumento anche le difficoltà per l'assistenza sul territorio. Nel mirino le cure di base, un italiano su 7 lamenta carenze di medici di famiglia, pediatri e guardie mediche. Ed ora spazio ad una bella iniziativa promossa a Roma per favorire l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, una iniziativa sostenuta da un imprenditore con una difficile storia alle spalle. Ce ne parla Barbara Masulli. Lui è pronto, come anche i suoi colleghi. Papillon e uniforme e non vedono l'ora di cominciare a lavorare. Sono i primi 12 dipendenti dell'albergo Etico di Roma con personale affetto da sindrome di Down e disabilità mentale. Laura, un passato da ballerina infranto da un incidente a causa del quale è finita in coma per 2 mesi, sarà alla reception. Dopo sono svegliata che non potevo più ballare, non potevo più fare niente, parlavo male, molto peggio. Non riuscivo più a socializzare con le persone. Il tuo obiettivo adesso, che diventerai receptionist dell'albergo Etico? Far uscire le persone col sorriso, perché sono stati contenti di aver soggiornato nell'albergo come il nostro. I lavori nell'albergo procedono, l'apertura è imminente. Si trova in via Pisanelli, a 2 passi da Piazza del Popolo, 17 camere, un ristorante, ma soprattutto albergatori, camerieri e personale di accoglienza che hanno studiato e seguito corsi di formazione. Lavoreranno qui per 1 anno per poi essere inseriti in altre strutture. A sviluppare l'idea è stato Antonio Pelosi, imprenditore del settore alberghiero. Anche lui ha avuto un incidente in moto, è stato in coma per settimane e si è lasciato alle spalle una faticosa riabilitazione. A me la vita è cambiata, ma in meglio, perché mi sono reso conto attraverso queste esperienze di tantissime cose che prima non vedevo, non avevo sotto gli occhi, e quindi mi reputo fortunato. Cosa auguri a questi ragazzi? Io mi auguro che ciascuno di loro possa riuscire a realizzarsi esprimendo al 100% quello che sanno, quello che vogliono, quello che gli piace fare, e riescono quindi ad averci una vita finalmente piena. Un progetto che si è ispirato all'albergo Etico di Asti, inaugurato 4 anni fa. E quando si è capaci di coniugare un'offerta turistica di qualità con un valore reale di persone che diventano parte integrante del lavoro e della società, beh, è una chiave di lettura vincente. Troverete una famiglia, troverete delle persone che non siete soltanto dei clienti, ma siete degli ospiti. Il nostro palinsesto si arricchisce di un nuovo programma che intende raccontare i luoghi della povertà di Milano, dove però batte ancora il cuore buono della città. Su TV 2000 da questa sera fino al 14 dicembre e tutti i giorni alle 19.30 Scarp de Tennis, il programma condotto dall'attore Giacomo Poretti. Sentiamo Luciano Piscaglio. 3, 2, 1, Giacomo. Scarp de Tennis e Giacomo Poretti, il giornale di strada più diffuso in Italia e uno degli attori e autori più noti ed amati. Insieme su TV 2000, da questa sera e fino al 14 dicembre, in un programma in onda tutti i giorni alle 19.30 per raccontare alcuni dei luoghi della povertà e del cuore buono di Milano. Vado a visitare questi luoghi che sono per davvero molto interessanti, no? E raccomandabili da visitare, perché Milano è straordinariamente bella in questo momento storico, ma come tutte le città nasconde anche dei problemi, proprio dei problemi, delle sofferenze. Scarp de Tennis, incontri sulla strada, questo è il titolo del programma, è stato presentato presso il refettorio ambrosiano, uno dei 4 luoghi che farà scoprire e conoscere. Gli altri sono la casa di accoglienza Enzo Iannacci, il rifugio Caritas e la Ronda della Carità.
Non capita tutti i giorni di imbattersi in tanta gente che ha una coscienza così forte e che lavora in una maniera così organizzata per il bene degli altri. Le storie di scarpe che arrivano su TV2000 per noi sono una cosa sensazionale, nel senso che è la prima volta che ci imbattiamo innanzitutto nel mezzo televisivo, perché Scarpe è un giornale di carta e c'è da 20 anni, molti lettori ci conoscono, ma la televisione ci permette di arrivare anche a tante persone che non conoscono il giornale. C'era Giacomo, finalmente uno più piccolo di me. La devozione popolare e le apparizioni della Vergine, su questo tema riflette Papa Francesco nella puntata di questa sera del programma Ave Maria. Ecco una breve anticipazione, vediamo. Le apparizioni di Maria sono una pagina delicata di fede popolare. Sì, perché la Madonna vuole portare Gesù dappertutto. La Madonna non ha detto a Cana: stai tranquillo, lasciate nelle mie mani. No, ha parlato al figlio di nascosto e poi ha detto: fate quello che lui vi dirà. Sempre il dito della Madonna è verso Gesù. Mai dice la Madonna: io risolvo questo, io ho la soluzione. No, no, Gesù. E le apparizioni possono essere esperienze spirituali della persona che poi la trasmette, o possono essere un farsi vedere della Madonna un po' speciale in quella circostanza storica o il momento che l'umanità ha bisogno di sentire il Vangelo, di vedere quel dito di Maria segnalando Gesù, di sentire un'altra volta: fate quello che lui vi dirà. Alla messa a Casa Santa Marta Papa Francesco parla della consolazione di Dio e fa riferimento ai martiri di oggi. Paolo Fucili. Se un bambino piange, la mamma lo accarezza e lo tranquillizza con tenerezza. Ecco, spiega Francesco da Casa Santa Marta, così fa il Signore con noi. Lo spunto proviene da Isaia, prima lettura della messa di oggi, che parla di consolazioni appunto, e il Papa commenta: lo stato abituale del cristiano deve essere la consolazione, anche nei momenti brutti. I martiri travano al Colisseo cantando. Martiri doci, penso ai bravi lavoratori cotti sulla spiaggia della Libia, scossati, morivano dicendo: Gesù, Gesù. C'era una consolazione dentro, una gioia anche nel momento del martirio. Non è ottimismo la consolazione, è una positività di base, la descrive Francesco, a cui però spesso noi preferiamo il pessimismo spirituale, come se fossimo più sicuri nelle acque turbolente dei problemi. Prepariamoci al Natale, esorta perciò infine il Papa, lasciandoci consolare senza paura da lui. Io non voglio la pace, io resisto la pace, io resisto la consolazione, ma lui è alla porta. Lui bussa perché noi apriamo il cuore per lasciarci consolare e per lasciarci mettere in pace. E lo fa con soavità, bussa con le carezze. Con il nostro post, adesso torniamo in Francia sulla protesta dei gilet gialli. Il nostro inviato Massimiliano Cochi si è recato a Devreux in Normandia per raccontare la realtà in cui è nata la protesta dell'onda gialla. Siamo nel profondo nord della Francia, equiparabile per condizioni al nostro sud, la parte più colpita del paese, lì dove è maggiormente sentita la distanza dalle grandi città. A seguire, attenti al lupo con Giuseppe Caporaso, il TG torna alle 20:30. Da parte mia un saluto e un arrivederci.